Niklas Wagner nel suo intervento ha fatto riferimento al trattato di coalizione Germania e il passaggio per l'impegno alla creazione degli Stati Uniti d'Europa. È veramente il momento e ce la possiamo fare questa volta, secondo lei? Quindi stiamo vivendo una nuova fase in Europa con verso più integrazione, ce l'ha insegnato anche la pandemia, e il trattato di coalizione siglato, diciamo, dalla nuova coalizione Semaforo che formerà il nuovo governo in Germania, descrive questo spirito europeo facendo riferimento alla conferenza sul futuro dell'Unione Europea che potrebbe portare in futuro, ma stiamo parlando di un futuro molto lontano, anche a uno sistema più federale europeo. Dunque stiamo parlando di un futuro ancora lontano, però lo spirito che stiamo vivendo in questo momento in Europa è quello che va verso più coesione, verso più compattezza, verso più spirito europeo, perché questa pandemia ci insegna che da soli siamo troppo piccoli per superare certe sfide. Al di là della pandemia, che ha visto una cessione spontanea e volontaria di sovranità per un maggiore coordinamento europeo nell'ambito di sanità e salute, lei immagina che si possa ripetere questa esperienza anche in altri settori? La pandemia ci ha costretto di lavorare più insieme, di superare anche certi nazionalismi, e il ponte aereo tra Bergamo e varie cliniche tedesche nel marzo dell'anno 2020 forse è stato anche un esempio concreto di questo spirito solidale che è stato necessario per, diciamo, superare alcuni effetti pandemici. Difficile poter dire in che maniera questo approccio si possa ripetere in altri settori, però quello che già possiamo notare è che stiamo facendo i primi passi verso l'Unione per la salute, così si spiega il coordinamento a livello europeo per l'approvvigionamento dei vaccini e anche per, diciamo, agire verso paesi terzi che hanno bisogno di dosi di vaccino.